Prendiamolo bello ragione, non so che farci. Spariamo qualche colpo così a caso. Tipo là. God of the Dead. Cioè è proprio un nome azzeccato per come sei morto, bro. Bella a tutti compagnia, quello vostro Kenzo che vi parla, bentornati con un nuovo video su Battlefield Hardline. Sto già sbagliando strada, porca miseria. Benvenuti nel primo video presentazione delle mappe del nuovo DLC, ovvero Rapina. Siamo in Distretto 7, la mia mappa preferita per quanto riguarda il design, perché comunque la mia mappa preferita di questo DLC è Banchina, che praticamente consiste in Canali di Noshar 2.0. Bello, ho appena inflitto 2 di danno a un veicolo con un coltellino da lancio. Ah, bello. Non ho capito perché praticamente io avevo la classe sminchiata. Non c'avevo le mie cose, ovvero canna pesante, il mirino, reflex. Innanzitutto ragazzi vi mostro qua il nuovo veicolo che hanno introdotto, che è anche carino per quanto riguarda la fazione dei criminali, perché quella della polizia non è che mi piaccia tanto, perché è il furgone normale con qualche corazzatina in più. Cazzata. Mamma mia, mamma mia, ho ucciso il pilota. Attenzione, libera la zona lui, King of Killzone. Ehi. No, dai, stai buono. Distretto 7 è la mia mappa preferita per quanto riguarda il design, perché l'ambientazione è un po' così innevata, mi piace tantissimo. Ho sempre adorato io le cose innevate, anche se io ho la fobia della neve, ma non fobia nel senso che ho paura della neve, semplicemente mi mette inquietudine perché praticamente mi è capitato 2 anni fa oramai che sono caduto sulla neve e mi sono rotto il polso in tipo 27 parti e mi hanno detto tranquillamente i medici che se me lo rompo di nuovo io devo mettere una placca in ferro nel polso. E la madonna! Ehi! Che cazzo volevi fare te? Oh, livello 88, dai! Allora, praticamente, la bellezza di questa mappa, che è bella anche proprio come design, è il fatto che si dispone simmetricamente, nel senso che è più o meno uniforme a se stessa sia da entrambe le parti, a destra che a sinistra. È molto carina, anche appunto per il design, però il design è una cosa che va a gusto. Il punto focale della mappa è questa zona qua, che consiste in un distretto di polizia. E muori, te ce non rompete i coglioni. C'è pure il terzo. Quanti siete lì dentro? Che cacchio? Non si vede un cazzo qui dentro, però. Dove sto andando? Non si vede. Raga, non si vede veramente un cazzo. Se vedete buio nel video è perché si vede buio anche qua dentro. Cosa stiamo giocando? Alien Isolation. Dov'è il corridoio? Dov'è il corridoio? Ah, eccolo qua. Come vi stavo dicendo, la parte fondamentale, focale, scusate, non fondamentale, è questa stazione della polizia che è messa proprio al centro mappa e subito qua di fianco c'è l'altra bandiera che è questa qua di B, che ma infatti ci stanno conquistando ma noi andremo a difendere immediatamente perché è importantissima come mappa. Poi c'è quella lì, diciamo che è la classica bandiera ficcata al centro mappa per appunto... Oh, minchia, non si vedeva! Stai buono te, imbecille! Aspetta, ti rianimo! Sì, ma non si vede... Raga, non si vede una sega! Io sto ammazzando le persone con un culo... Io seguo il mio compagno, lui magari sa dov'è. No, io faccio il giro del garage perché non si vede nulla. Stiamo giocando ad Alien Isolation. Cioè, tra un po' mi sbuca l'alien dal culo, se accendo le torce mi vede, ma vaffanculo, va. Vi stavo dicendo che appunto mi piace per la sua uniformicidità, comunque, come cazzo si dice, no? Mi stanno uccidendo però, perché adesso sono circondato da nemici everywhere. Ok, uno è morto. Porca Eva, c'è sempre un altro che mi uccide, porca... Perché siete così crudeli verso di me? Come dicevo, questa qua, D, è la classica bandiera messa al centro che serve principalmente per rompere i coglioni, in poche parole. Ehi! Ah, smetti di sparare lanciagranate, allora. Io non sono stato un grande genio a mettermi coltellini da lancio, vero? Perché vedete, questa bandiera qua è tutta aperta, tutta esposta. È molto difficile, infatti, da tenerla o comunque da conquistarla. Perché ero dentro la casa io, come ho fatto a uccidermi? Ma vabbè, ma io ogni volta che entro qua dentro, veramente mi metto in inquietudine. Dov'è?
Ma neanche l'ho visto sto coso qua. Dov'era? Era buio. Cos'è? Un predator che mi vede attraverso il buio sto qui. Prendiamo l'ubello ragione. Non so che farci. Spariamo qualche colpo così a caso. Tipo là. God of the Dead. Cioè è proprio un nome azzeccato per come sei morto, bro. Scusami, era giusto per usare l'altra munizione del RPG, perché sennò la sprecavo. Perché? Perché appena ne ammazzo uno sbuca sempre un altro a uccidermi? Non è possibile, sono sfigato. Vi faccio vedere un po' la mappa così, tanto che vado in giro con questo gippone, visto che tanto i miei compagni hanno deciso di perdere la partita e non conquistare più le bandiere. Come dicevo, la mappa è molto carina per il fatto che ci sono due bandiere ai lati, ovvero questa che sto per andare a conquistare da solo. Oh, scusa, per investimento stradale, non lo volevo fare apposta. C'è questa bandiera qua che appunto è esposta ed è appunto vicino alla bandiera, cioè la bandiera, scusate, al respawn dei poliziotti. C'è questa qua che è la bandiera DD, che appunto è quella più esposta, come vi stavo dicendo. Scusa anche per il tuo investimento stradale. Sto facendo più kill di investimento stradale che peraltro. Invece qua abbiamo poi la bandiera di E, che infatti è quella vicino al nostro spawn, che è quella più facile per noi infatti da conquistare, come classico di Battlefield che mettono sempre due bandiere vicino al proprio spawn, appunto per facilitare almeno la prima conquista di una bandiera. E poi abbiamo il, diciamo, il commissariato di polizia. No, no, aspetta, non commissariato, il commissariato, non si dice mica commissariato, non lo so. E stazione di polizia, ecco, non è commissariato, è stazione di polizia. L'arma che sto usando, come avete potuto notare, è l'F2000, perché F2000 è molto forte rispetto ad altre armi, soprattutto per il rato. Ha un rato davvero molto molto alto, anche se l'arma più potente di questo DLC, a parer mio, è la MDC. L'MDC è veramente qualcosa di scandalosa, cioè ha una potenza di fuoco incredibile, e ve la consiglio veramente di cuore, perché ha una, cioè se mettete canna pesante, poi impugnatura tozza e magari il reflex, io uso reflex, poi vabbè il mirino scegliete voi quale cazzo volete, perché ognuno gioca con quello che vuole, io uso reflex. Non vi consiglio tanto l'ACOG, perché dalla lunga distanza dovete fare piccole raffiche, perciò va bene qualsiasi tipo di mirino. Vi consiglio magari proprio un 1x, 2x, proprio se è necessario, ma del resto va bene un mirino piccolino. Cioè, ragazzi, chi non conosce il FAMAS da Battlefield 3, da Battlefield 4, da praticamente anche Bad Company 2, il FAMAS è famosissimo ormai per la saga di Battlefield. Cioè, t'ho visto tipo con dei riflessi di un segugio. Guarda, guarda, guarda quello! Ok, io c'ho una mira di merda, ma l'avete visto che lui non mi ha visto perché appunto era troppo buio? Io adesso metto la torcia, non me frego cazzo. Perché io ogni volta che devo registrare mi trovo la squadra che non sa giocare e mi fa perdere la partita. Uffi. Sicuramente il mio risultato non sta uscendo chissà cosa. Scusatemi ragazzi, ma più che altro era per far vedere un po' così la mappa. Soprattutto vi sto mostrando tutte le varie sezioni della mappa, perché non sono... Però ma non ho shottato quello... Mamma mia, double headshot. Oh, ma quanti cazzo di camion comando c'hanno questi? Vaffanculo. Ma guarda, guardate questo dove stava. No, vi prego, no, non me ne è fregato un cazzo che mi ha ucciso. Ma quello l'avete visto dove stava? Era dentro il cespuglio, era mimetizzato come non so cosa. Un camaleonte era più visibile lì dentro. E il cazzo di camion comando ancora esiste, ma porca miseria. E muore una cazzo di volta. Ciao. Aia, quanti cazzo siete? Porca miseria, ogni volta. Quanti siete? Un'orgia, mi chiudono da ogni lato. Non è possibile. Comunque, a parte le cazzate, veramente, questa mappa, come design più che altro, proprio l'ambientazione, mi piace tantissimo. Che poi non dà tanto fastidio il fatto della neve. È tra... easy. Mamma mia, gli headshot proprio... No, 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 no. Oh, ce l'ha fatto ucciderla? Perché ne ammazzo uno e c'è subito un altro pronto a uccidermi? Sembra quasi che c'è un bonus tipo quello di Call of Duty. Quando sei morto c'è ti compare un nemico di fronte pronto a ucciderti. Guarda, guarda se adesso non muoio, guarda se adesso non muoio. Testa lì fermo, devo fare il giro.
No, è finita la partita. Dai, che risultato di merda. Potevo fare un ratto di 3 tranquillamente. Uffi. Comunque niente, ragazzi, abbiamo perso. Abbiamo giocato tecnicamente meglio anche di tutti loro, ma i miei compagni puntavano molto più sulle kill che sul conquistare a bandiere. Questo mi spiace. Abbiamo fatto un ratto di 2. Potevo fare meglio, ma vabbè, questo è uscita la partita oramai. Spero che comunque il video vi sia piaciuto. Nel caso vi lasciate un bel mi piace e un commento dicendo voi cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale se ancora non lo siete. Passate dalla pagina Facebook che troverete sotto in descrizione, dove troverete anche la community su Google Plus creata appositamente per voi iscritti e l'estensione per Firefox e Google Chrome per continuarmi a seguire. Io come al solito vi ringrazio di cuore per avermi seguito e noi ci vediamo con un prossimo video sempre by Bad Company Italy.